benvenuti nel nostro spazio dedicato al presidente della Regione Marche, Gianmario Spacca, che abbiamo già in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, presidente, visto che siamo in un momento che di carenze di cose molto belle, io voglio partire oggi subito dalle cose belle. Quindi, complimenti per il sesto posto nella graduatoria dei governatori più apprezzati in Italia, con una crescita di qualità per quanto riguarda il risultato, quindi questo è molto importante, no? È contento. Ma questi sono sondaggi, i sondaggi hanno un valore se vengono ripetuti nel tempo. Quindi un sondaggio, se viene ripetuto mensilmente, allora può veramente fissare un dato attendibile, ma i sondaggi che vengono fatti su campioni molto ridotti, a distanza di un anno dall'altro, hanno un valore scientifico molto basso. Quello che conta è... Però in ogni caso, presidente, mi faccio dire, d'accordo, sono d'accordo con lei su tutto, però indubbiamente è comunque un risultato positivo che farà piacere, eh. Sì, è un risultato positivo, molto più positivo è sentire, come dire, il gradimento espresso direttamente dai cittadini, e questa percezione c'è nei confronti del governo regionale per l'azione seria e rigorosa che il governo regionale sta facendo, e viverlo attraverso le parole e l'apprezzamento diretto ai cittadini è molto molto più gradevole e gratificante che da un sondaggio. Poi, essendo uno dei miei mestieri quello di fare sondaggi, prima il presidente, nella mia veste professionale, cioè, mi dedicavo anche all'econometria, so benissimo come vengono fatti questi sondaggi, quindi non mi esalto. Vabbè, comunque in ogni caso è vero quello che dice lei, a me è capitato già di poter toccare con mano un apprezzamento nei suoi confronti, non lo dico per piaggeria, lei lo sa perfettamente, lo dico perché mi piace riportare i dati oggettivi, per cui... Poi posso fare una battuta così un e po' cattiva? No. E come no? Lei pensi che il sindaco più apprezzato d'Italia era il sindaco di Ancona nel periodo della sua massima crisi della città, quindi questo dà per certi versi la misura anche dell'attendibilità di questi strumenti. Dei sondaggi in genere, sono molto d'accordo con lei, però in ogni caso... Esiste comunque un feedback, lei l'ha appena menzionato, che si vede anche negli occhi della gente, per cui... questa è la cosa più importante. A me è capitato anche di registrare, certamente non persone che la pensano come lei da un punto di vista politico, però le posso dire che le danno atto di essere persona che sta guardando più che alle chiacchiere a fare i fatti, e questo piace moltissimo ai marchigiani, questo è un dato di fatto. Questo è il motto che abbiamo utilizzato come... principio del governo regionale, no? Abbreviare le distanze tra il dire e fare, perché poi non si possono mai sovrapporre, uno non riesce mai a fare completamente le cose che vorrebbe, però cercare di abbreviare questa distanza può essere utile in un momento soprattutto come questo, dove contano le cose realizzate e non le cose dette. Molto vero. A proposito di questo, è nella veste oggi coinvolta di presidente della regione oppure di assessore ancora per poco al turismo, il fatto che sia in questa bella mostra al Vaticano dedicata alle Marche? Tutte e due le cose, diciamo che questa era una mostra molto prestigiosa, perché oltre per la location fatta nel braccio di Carlo Magno qui nella città del Vaticano, una delle due ali del Bernini, del colonnato di San Pietro, quindi un prestigio assoluto per esibire alcuni dei capolavori più belli che noi abbiamo nella nostra regione. Oltre che questa inaugurazione, la mostra poi si sposterà a Buenos Aires e quindi andrà in Argentina e forse anche in Perù, e questa sarà un'altra grande possibilità di far conoscere ancora di più, ancora meglio la qualità, la storia, le caratteristiche delle Marche, quindi catalizzare un po' di quella domanda di turismo che noi stiamo cercando di intercettare. Però la cosa è utile anche per noi, perché conosciamo di più e meglio quelle che sono le nostre origini, la nostra storia, attraverso mostre come questa, e quindi abbiamo più consapevolezza del nostro essere, quindi anche più forza per affrontare le sfide del futuro. Questo è certamente un dato di fatto, molte volte abbiamo parlato di questo argomento, bisognerebbe far di nuovo riapprezzare dalla conoscenza fino proprio all'aspetto veramente artistico la qualità della proposta culturale che può offrire la Regione Marche. Ma parliamo di questo dato politico, insomma ormai è dato e certo, abbiamo il nuovo assessore al turismo tra poco. Tra qualche giorno avremo l'assessore al turismo,
E che potrebbe anche essere lo stesso presidente, se decidesse di tenersi la delega e magari rimpastare le altre tre dei che attualmente gli assessori detengono. Quindi non è detto che l'assessore al turismo non possa essere lo stesso presidente anche per i prossimi anni. Perché questo è un lasciamo questo punto interrogativo. Questa è una novità, perché i giornali oggi titolano in tutt'altra maniera, eh? Io non ho visto i giornali, avranno titolato che Eusebi entrerà a far parte della giunta, ma più di questo non possono dire, perché più di questo non c'è. Ah, bene, e qualcuno invece si è sbilanciato dicendo andrà a prendere la poltrona che era della Moroder. Benissimo, quindi ci dà una notizia, questo mi fa veramente sempre molto piacere da un punto di vista professionale. Parliamo invece delle misure che avete approvato come giunta a sostegno dei lavoratori in difficoltà, ce la spiega bene, Presidente? Sì, queste sono misure per far accedere i lavoratori e i loro familiari che in questo momento sono in difficoltà con il lavoro ai servizi sanitari, avendo una corsia preferenziale, non avendo oneri finanziari a carico e quindi non pagando ticket e così via. Ci è sembrato utile dare questo segno di solidarietà nei confronti di persone che stanno vivendo un periodo duro. Bene, questo è molto importante. Sta arrivando anche un dato, anche questo positivo, che vede il rispetto delle norme fiscali da parte dei nostri imprenditori. Quindi noi siamo proprio agli ultimi posti di quelli che si comportano male. Questo comunque è un dato di fatto importante. Abbiamo sempre detto che questa è una comunità che in tutte le sue componenti, dagli imprenditori ai lavoratori, ai professionisti, io mi permetterei di dire sommessamente anche ai politici, dimostra un grande senso di responsabilità. Bene, molto importante. Allora, c'è un'altra questione che vorrei un attimo affrontare con lei, o meglio sono due, perché abbiamo da una parte la rivolta, se vuole, dell'ANCI, no? Quindi questa IMU che sta facendo molto arrabbiare i comuni. Dal suo punto di vista il governo si è un po' arrabbiato anche della posizione presa dai sindaci. Lei che cosa dice che sta in mezzo, insomma? È che non bisogna essere un divaghi, no? Quello che più dà fastidio e che spiazza maggiormente è il fatto che un giorno questa tassa venga tolta, il giorno dopo venga rimessa in una misura raddoppiata a quella precedente, e poi all'improvviso si decida di non metterla più o di ridurla. Allora bisognerebbe essere un po' più coerenti e programmare le decisioni in un arco temporale più lungo. Allora, che in qualche misura si debba contribuire attraverso il patrimonio immobiliare all'erario dello Stato mi pare indispensabile. Occorre però un modo per farlo, e un modo che sia coerente nel corso del tempo. Ora viviamo in un momento di difficoltà, è giusto che ci sia questo tributo da parte dei cittadini, ma questo tributo deve essere commisurato anche al valore dei patrimoni. Allora, forse ragionando così, ponderando la misura dei tributi e i redditi e chiamando tutti a raccolta in un principio di equità, potrebbe essere maggiormente accettata da tutti questa misura. Procedendo però in questa maniera zigzagante, ondivaga, per cui uno la leva, l'altro la rimette, l'altro la raddoppia, l'altro forse la riabbassa, chiaro che i cittadini poi sono disorientati e magari qualcuno fa anche il gruppo di pressione perché l'impatto sia il più basso possibile. Comunque la casa in Italia sicuramente in questo momento è eccessivamente tassata, in maniera troppo uniforme, indipendentemente dai redditi. E come vede questa decisione del governo di tecnici, di chiamare altri tecnici, che è stato oggetto di un sacco di critiche? Anche qui siamo in quel procedere ondivago che dicevo. In fondo i tecnici sono stati chiamati proprio per esercitare il ruolo di tecnici, avrebbero dovuto avere al loro interno le competenze, ma anche se non le avessero avute non le avrebbero dovute ricercare, perché viene meno l'esercizio del loro ruolo, si autodelegittimano. Certo. Quindi io sono stato sempre a favore di un governo tecnico di rigore, perché eravamo sull'orlo del baratro, l'abbiamo sempre detto, però bisogna essere coerenti con quel profilo lì senza cedere ad altre tentazioni. Io credo che sia proprio la coerenza che paghi rispetto alle difficoltà, e procedere in un modo ondivago appunto non aiuta. Certo. Chiudiamo con questo incontro che avete fatto con le categorie e gli operatori per quanto riguarda le rinnovabili, no? Dovete rivedere i decreti, insomma c'è un orizzonte che sta pian piano comparendo e può essere anche molto utile alla nostra società. Noi puntiamo molto sulle energie rinnovabili, tra l'altro
abbiamo ottenuto un risultato nelle ultime ore che ritengo straordinario, che è quello dell'autorizzazione della centrale di energia eolica nella comunità montana di Camerino, perché il Consiglio dei Ministri ci ha dato ragione contro la sovrintendenza che impediva la realizzazione dell'opera, sottolineando dei vincoli di natura di impatto visivo che a nostro avviso non c'erano. Quindi c'era questo arbitrato del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri ha approvato la realizzazione di quest'opera. Noi puntiamo moltissimo sulle energie rinnovabili e su una nuova forma di contributo dell'energia alla crescita e allo sviluppo della nostra comunità, perché è quella che salvaguarda poi il paesaggio, che è quella che salvaguarda poi l'integrità dell'ambiente in cui viviamo. E la legislazione, anche qui ritorniamo al principio di coerenza, deve essere in linea con questo obiettivo, non può essere un dio contraddittoria. Per questo abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio di modificare il decreto. Bene, e questa è una bella notizia. Presidente, io la saluto, ovviamente le lasciamo il piacere di godersi questa bella mostra che parla delle Marche in giro per l'Italia e che ovviamente possa essere di buon auspicio per la nostra regione, che ha bisogno ovviamente di essere scoperta e riscoperta sotto questo profilo, perché ne è veramente ricca sia di patrimonio artistico, culturale che storico. Grazie, ci risentiamo la prossima settimana. Grazie a voi.